Presidente. Mi arriva la voce. Grazie Presidente. È veramente interessante sentire le cose dette dai colleghi, molto interessante. Interessante perché sembra che questa amministrazione sia sorda e non attenta ai bisogni dei disabili. Io non voglio fare retorica, però perdonate, noi qui ci stiamo domandando come mai viene citato il fatto che ci sia un protocollo d'intesa che è scaduto dopo 2 anni, ma non vengono citati affatto 17 anni di affidamenti diretti. Allora chiedere con un atto una proroga di 17 anni di affidamenti diretti, io penso che sia anche un insulto all'intelligenza delle persone che oggi amministrano questa città. Noi siamo assolutamente favorevoli, ed è intenzione di questa amministrazione, porre l'attenzione alle persone che oggi si avvalgono, che fino ad oggi si sono avvalse dei servizi che sono stati resi in quella struttura. Questa amministrazione si sta lavorando in queste ore per una delibera di giunta che predisporrà un bando per mettere a bando questa struttura e il servizio nella struttura per le persone disabili, ma non solo per i disabili, in modo che non sia un'occasione l'andare ad effettuare dell'attività in quei luoghi solo per i disabili, ma che sia un momento di aggregazione, di socializzazione, di integrazione con la città. È importante capire questo passaggio. Non è importante chi rende il servizio, è importante che gli utenti possano usufruirne ugualmente, chiunque sia che rende il servizio. Quindi io invito i colleghi che mi hanno preceduto parlando di riflettere bene che le amministrazioni precedenti per 17 anni hanno fatto degli affidi diretti, cosa che quando determinate forze che anche oggi sono all'opposizione, erano all'opposizione in quel municipio, gli si drizzavano i capelli quando le vedevano. Quindi pensateci un attimino bene prima di venire a proporle e chiedere di sottoscriverle. Altra cosa molto importante è che è vero che il servizio è una cosa molto molto importante per le persone che ne usufruiscono, ma è anche giusto dare con il bando l'opportunità non solo a chi per 17 anni ha svolto quel servizio con affidamenti diretti, ma a tutti gli altri possibili enti gestori, associazioni, onlus, che potrebbero farlo ugualmente bene. L'importante è che gli utenti possono avere questo servizio. Non è importante chi lo rende, è importante che loro possano essere soddisfatti, possano usufruire di questi locali, possano dare serenità alle loro famiglie. Questo è importante. Poi non è importante chi lo fa. Grazie.